In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Roma conferma la sentenza della Corte d'Assise di Cassino del 15 luglio 2022, condanna le parti appellanti alle spese per il giudizio d'appello. La sentenza d'appello stabilisce l'assoluzione definitiva per la morte di Serena Mollicone, studentessa di Arce, Frosinone. Serena fu uccisa il 1 giugno 2001 e il suo corpo ritrovato in un bosco 2 giorni dopo. Dopo 23 anni, gli imputati, l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, sono stati assolti anche in secondo grado con formula piena per non aver commesso il fatto. Assolti anche gli altri 2 imputati, i militari Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale. La sentenza lascia un senso di profondo amaro, non solo perché la famiglia Mollicone non ha ottenuto giustizia, ma anche perché è stata condannata a pagare le spese processuali. Questo onere è stato imposto anche agli enti e ai soggetti che avevano presentato ricorso in appello. Per Consuelo Mollicone, sorella di Serena, la situazione è particolarmente dolorosa. Mia sorella è stata uccisa 2 volte. In questo momento sono molto amareggiata e non so esprimere tutta la mia delusione. Avevo veramente nutrito tanta speranza in questo giudizio di secondo grado. Ritenevo che sarebbe arrivata la svolta tanto attesa. Invece mi ritrovo come se fossi ancora al punto di partenza. Ho bisogno di leggere le motivazioni della sentenza, anche rispetto al fatto che ci è stato chiesto il pagamento delle spese processuali. Consuelo Mollicone, dal carattere mite e dal tono di voce pacato, porta sul volto i segni delle lacrime versate in anni di attesa e battaglia per scoprire la verità. Il 31 maggio 2020, suo padre, Guglielmo Mollicone, è morto dopo aver dedicato gran parte della sua vita alla ricerca di giustizia per quell'atroce delitto. Si era battuto con determinazione, affrontando una lotta solitaria, ma non è riuscito a ricostruire i dettagli di quel maledetto 1 giugno 2001. Consuelo avverte, quindi, il peso dell'eredità morale lasciatale dal padre e ribadisce con fermezza: «Devo continuare la mia battaglia in suo nome. Non posso mollare e non è ancora stata scritta la parola fine. Con i miei legali sicuramente presenteremo ricorso in Cassazione perché sono convinta che quanto ricostruito dalla Procura di Cassino sia la verità. Gli assassini devono essere assicurati alla giustizia. Vorrei, dopo tutto questo tempo, una giustizia giusta. Anche in questo caso la forza me la dà solo mio padre. Lui, nonostante tutto, non ha mai smesso di credere nella giustizia. Ha sempre insistito, convinto che prima o poi tutto sarebbe venuto a galla. E io ci voglio credere allo stesso modo e voglio andare avanti con la stessa determinazione». Venerdì 12 luglio, in aula per la lettura della sentenza, erano presenti tutti, gli imputati e la parte civile. Consuelo Mollicone era lì, aspettando il verdetto nei corridoi fino al tardo pomeriggio. Alla fine la grande delusione. Il suo sguardo non ha mai incrociato quello dei Mottola. Ha spiegato: «Ho evitato, non li ho proprio guardati». Alla lettura della sentenza, la famiglia Mottola si è mostrata commossa. Gli imputati hanno abbracciato i loro avvocati e Marco Mottola, il figlio del maresciallo, si è rivolto ai giornalisti con queste parole: «L'incubo l'avete causato voi». Per i Mottola l'accusa aveva richiesto pene severe: 24 anni per l'ex maresciallo, 22 per la moglie e 21 per il figlio. Per gli altri 2 militari, invece, era stata chiesta l'assoluzione. La tesi dell'accusa è rimasta molto chiara. Serena Mollicone fu uccisa in caserma e successivamente abbandonata nel boschetto dove fu ritrovata. Per la procura la prova principale era ed è rappresentata dalla corrispondenza impeccabile tra il cranio di Serena e la rottura evidente sulla porta della caserma, indicativa del violento impatto subito dalla ragazza. Il sostituto procuratore generale Francesco Piantoni aveva dichiarato: «La ricostruzione in 3D del cranio si incastra perfettamente nella porta, combacia tutto». I Mottola hanno sempre sostenuto che la rottura della porta fosse stata causata da un pugno sferrato proprio dal maresciallo.
il sostituto procuratore aveva replicato: «Ha mentito, il segno in quel caso sarebbe stato più piccolo». Dalle nuove indagini è emerso che Serena Mollicone non era morta nel luogo in cui fu ritrovato il suo corpo, ma era stata trasportata lì successivamente. Secondo questa ricostruzione, la morte era avvenuta per asfissia, poiché la testa della giovane era stata coperta con un sacco di plastica. Successivamente era stata legata a mani e piedi e abbandonata nel bosco. Inoltre è stata considerata attendibile la testimonianza del brigadiere Santino Tuzzi, suicidatosi nel 2008 in circostanze misteriose. Tuzzi aveva dichiarato che Serena era entrata in caserma quel giorno, ma non era mai più uscita. Le accuse sostengono che il delitto sia stato compiuto da Marco Mottola, che poi avrebbe chiesto aiuto ai genitori. Mentre lui usciva con un amico per crearsi un alibi, la madre era al telefono con la cognata. Gli inquirenti sostengono che i soccorsi non furono chiamati per evitare che Marco Mottola subisse le conseguenze dell'aggressione e per prevenire eventuali ripercussioni sul lavoro del padre. La famiglia Mottola ha sempre negato che Serena fosse entrata in caserma e ha messo in dubbio la testimonianza di Tuzzi, che i giudici non hanno ritenuto credibile. Il brigadiere stesso aveva successivamente ritrattato la sua dichiarazione. In questi 23 anni, l'unico a finire in prigione per la morte della studentessa è stato Carmine Belli, un carrozziere di Arce. Nel 2003, Carmine Belli fu arrestato con l'accusa di essere l'assassino di Serena Mollicone. Il 2 giugno 2001, dopo aver appreso della scomparsa della diciottenne, si era recato presso la caserma dei carabinieri di Arce e aveva informato il maresciallo Franco Mottola di aver visto Serena litigare nei pressi del bar Chioppetelle il giorno prima, il 1 giugno, con un ragazzo dai capelli biondi. La sua dichiarazione non fu immediatamente verbalizzata e 4 giorni dopo il carrozziere fu perquisito. Questo segnò l'inizio di un incubo per Belli, che si concluse il 6 luglio 2004, quando fu assolto con formula piena. Carmine Belli ha seguito tutte le udienze di primo e secondo grado, continuando a testimoniare nel tentativo di supportare la famiglia Mollicone nella ricerca della verità. Ora ci vorranno circa 90 giorni per la pubblicazione delle motivazioni della sentenza. Successivamente la famiglia avrà la possibilità di presentare ricorso. Nel frattempo, un'amica di lunga data della famiglia Mollicone ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica chiedendo un intervento sulla decisione della Corte di far pagare le spese processuali anche alla famiglia Mollicone. Le persone offese in questa vicenda sono Consuelo, Antonio, Guglielmo e Serena. Come si può chiedere una cosa simile a questa famiglia segnata da un dolore senza fine? Ma soprattutto, a 23 anni dai fatti, resta una domanda fondamentale: chi ha ucciso Serena Mollicone?